Vedete, in questo luogo, in questo convento, è vissuto un frate che ha vissuto una grande comunione con Dio, ma che ha vissuto anche in modo travagliato la sua esperienza con l'umanità, anche all'interno della Chiesa. Ma lui sapeva bene che non era rifugiandosi nella sua celletta che avrebbe poi realizzato la sua vocazione cristiana, ma affrontando le difficoltà, soprattutto nella sua capacità di cogliere anche le povertà, le difficoltà di coloro che lo accusavano. In queste persone Padre Pio non ha mai visto dei nemici, ma ha visto persone che avevano una sofferenza e ha cercato di superare come ha potuto. Non sempre tutto questo arriva ad un successo anche storico. Ci sono persone che non accettano, e va bene, anche di essere amati, ma noi cercheremo sempre di entrare per quella strada, cercheremo sempre in tutti i modi, con la forza che il Signore stesso ci dà, di costruire un mondo più umano e più santo, perché solo questo ci dà la possibilità di vivere quella santità che il Signore ci chiede, sapendo quindi di coltivare, di custodire la comunione con Dio e con le persone che Lui ci pone accanto.